Sempre qui al termine dell'incontro fra Don Bosco Gaeta e Real Terracina, 3-0 risultato, siamo con il preparatore atletico De Santis. A lui chiediamo un giudizio su questo match, mi sembra che la partita è stata giocata alla grande da questo Don Bosco, tatticamente perfetta insomma, no? Sì, sicuramente. I ragazzi penso che abbiano fatto oggi proprio una grande impresa, perché abbiamo giocato soprattutto in inferiorità numerica, perché non avevamo parecchi elementi per questioni di lavoro o infortuni, non erano disponibili, quindi noi eravamo proprio 5 contatti. Comunque hanno dato l'anima, il cuore. Forse oggi è stata la migliore partita che hanno fatto i ragazzi, si sono espressi proprio a livelli ottimi. Quindi io mi auguro che sia un proseguo per il campionato, per cercare di riuscire a vincere ancora delle partite, soprattutto fuori casa, perché ancora non siamo riusciti a vincere una partita fuori casa. E penso con questo spirito che oggi hanno giocato i ragazzi, io mi auguro che anche fuori casa riusciamo a fare dei risultati positivi. Come hai visto questo Real Terracina, che comunque parlando col tecnico mi ha detto che comunque non puntavano alla vittoria finale, però comunque è una bella squadra. È una bella squadra, sì, è una bella squadra, però io ho notato che da subito, non ho capito il motivo, li ho visti molto nervosi. Infatti anche il tecnico... Non sono riuscito, e forse è proprio sto fatto che non sono riusciti poi a entrare in partita, perché poi noi abbiamo fatto i primi, fino a quando non abbiamo fatto il gol, abbiamo giocato bene la palla, abbiamo fatto tutto per bene, non abbiamo sbagliato niente. Evidentemente loro si sono innervositi ancora di più, abbiamo visto che fatto tra il portiere e un difensore loro, c'è stata una piccola scaramuccia, e forse proprio il gioco nostro li ha resi un po'. Allora comunque la squadra è un'ottima squadra, hanno gli elementi fortissimi, quindi penso che hanno 16 punti in classifica, se li meritano tutti quanti i ragazzi del Terracina. Sicuramente. Senti, a proposito di situazioni della squadra, oggi mi ha detto che avete giocato in 6 contatti, ma c'è possibilità che qualcuno venga recuperato nelle prossime settimane? Sì, un elemento De Santi ci è mancato perché oggi lavorava. Poi abbiamo Di Crocco che aveva mal di denti, quindi non è potuto giocare. Poi abbiamo due ragazzi che vengono tesserati il 17, quindi saranno utilissimi per si chiamano? Veramente non lo so come si chiama, perché sono venuti martedì a fare il primo allenamento con noi, quindi sono due ragazzi che sicuramente ci daranno una mano per tutto il campionato. E niente, poi sta un'altra ragazza che era indisponibile, quindi siamo contati. Adesso, ripeto, con questi due ragazzi che verranno, io penso che la squadra qualche cosa in più riuscirà a fare. Parliamo del prossimo turno? Il prossimo turno so che dobbiamo giocare una squadra di fondi, però la squadra non lo so come si chiama, una squadra di fondi. Però ecco, se noi andiamo con lo spirito di oggi, concentrare, perché io ho sempre detto a loro, perché essendo diciamo un po' più grande di tutti quanti, e io ho sempre fatto calcio, però quest'anno sono rimasto un po' fuori dal calcio per vari motivi. Allora ho i ragazzi, i miei figli che stanno qua, mi hanno un po' convinto, anche perché mancava una figura diciamo un po' più grande, responsabile, mette un po' di pace tra di loro, un po' di loro, perché essendo tutti amici, allora infatti oggi hanno fatto proprio il massimo, quindi va bene così. D'accordo, in bocca al lupo. Grazie.